Questo qua sta parlando. Vabbè, un'altra puntata di Assegred 3, fatemi passare. Signora. Tutto bene? Questo qui che è ubriaco. Sequenza 7, Lexington e Concord. Ad aprile siamo. Pesce d'aprile. Chi è che è questo? State in posizione! Non sparate! Se non lo fanno per primi! Questo è mezzo Ma se malato, mezzo vogliono una vecchio. guerra, l'avranno e come! Pitcairn! Disperdetevi, dannati ribelli! Gettate le armi e fuggite! Che diavolo fate? State in posizione! Vigliacchi! Traditori! Non torneranno più. Dovrete cavarvela con quelli che restano. Datemi lezioni su come... Parate! Parate! Ora di sparare, ascoltate sto povero vecchio. Dovete andare a Concord. Sto mezzo arcpnato. Mostratelo a chiunque li comandi. Dovrebbe essere un uomo di nome James Barrett. Ah, la barretta. Barrett. Barretta. Vuoi una Barrett? Certo, la voglio. No, cavolo! È il mio cavallo! No, però non è valido. Quelli mi hanno fregato il cavallo, me l'hanno fatto cadere. Cioè, mi hanno fatto cadere, di conseguenza, ma non posso più andare a cavallo. Oh! Aspetta, ma dove sto andando? Ah, sono arrivato, ragazzi, sono arrivato. Come? Si combatte già, l'ho salvato. E non è ancora finita. I soldati stanno arrivando. Ma davvero? E perché pensi che stiamo qui? Andate, prima di farvi uccidere. Ho già abbastanza guai per occuparmi anche di chi vuol fare l'eroe. Garantisco per lui. Anche John Parker. Mo che ti dà a dire? Dov'è Rever? Preso? Cosa? Tranquillo, quell'uomo sa cavarsela in ogni situazione. Starà bene, ne sono certo. Finito con le chiacchiere? Parker sembra convinto che voi non siate inutili, quindi immagino che possiate aiutarmi con una o due cosette. All'inizio dello scontro dovremo tenere queste posizioni. Sono decisive per la difesa di Concord. Brava gente. Ma non sanno combattere. Ci vuole qualcuno esperto per guidarli. Pensate di farcela?
Sarà meglio che siate franco. Avete la mia parola. No, io veramente non allora sono franco. Credo non ci resti io sono Connor. Aspettare. Signore! Tutti alle barricate! I miei uomini devono tenere le posizioni. Se le giubbe rosse passano, per noi è finita. Cosa volete che faccia? Ascoltate bene. Gli inglesi si dispongono in ufficio. Hanno ordine di sparare appena prima che ogni linea sia pronta. Troppo presto si può mancare il bersaglio. Dopo si e quelle due che ci fanno lì? Intesi. Se qualche bastardo riesce a passare, attaccate. Non voglio che i nostri muoiano. No, no, neanch'io. Oh, ma che è che vuoi? Ah, caga, e vai! Il mio cavallo dov'è? Ah, ecco. Aspettate il segnale! Sparate! State pronti! Fate fuoco! State pronti! Sparate! Aspettate il segnale! State pronti! Aprite il fuoco! Non ancora! Aprite il fuoco! No, no, adesso! Non ancora! Aprite il fuoco! Aspettate il segnale, sparate! Aspettate il segnale! Preparatevi! Aprite il fuoco! Vi darò il segnale! Vi darò il segnale! Ora! Aspettate il segnale! Ora! Non ancora! Fuoco! Vi darò il segnale! Fuoco! Non ancora! Fuoco! Preparatevi! Non ancora! Fate fuoco! Dai, in un casino. Aspettate il segnale! Aspettate il segnale! Aprite il fuoco! Aspettate il segnale! Preparatevi! Aprite il fuoco! Madò! Vi darò il segnale! Preparatevi! Fuoco! Indietro! Indietro! È fatta! Battoni in ritirata! Grazie a me! Mannacci! E questa? Solo un mostro può fare una cosa del genere. Ma almeno ora è finita. Dovevo colpire quando ne avevo l'occasione. Dove può essere andato Pitcairn? Di ritorno nell'accogliente grembo degli inglesi. Uno aveva il fucile conficcato nel cuore. Mo, e ci deve andare la spada, forse. Ogni giorno che passa altri soffrono. Allegro, amico. In molti sarebbero morti oggi se non fosse stato per te. Sì, ma loro... Facciamo del nostro meglio con ciò che abbiamo. Però non basta. E questo è vero, purtroppo. Non basta. Basta. Perché comunque sia, ci sono delle persone che sono morte. Allora, sequenza 7, Lexington e Concord. Purtroppo abbiamo sbagliato una cosa, non siamo riusciti a salvare un ostaggio che
Io però ci ero passato da vicino. Si erano allontanati gli ostaggi. Cioè, mica sono morti. Ci vediamo con la prossima puntata.